Mario c'era da Corato. Guerre, ma cosa dici? Cerra, è Cerra. Buonasera. Giacca e camicia sono sue, scelte da lei, insomma, con quei cuori. Vuole rappresentare qualcosa in particolare o canta canzoni d'amore? Sì, organizzo serenate. Per me questo è forte, eh? 150 serenate a Corato. Quindi è il cupido dell'amore. Vabbè. Volevo una bella ragazza, ho scelto Pelé. Io di sicuro no. Io pensavo che scegliessero te, Martina. Ma aspetta. Grazie. Ce l'ha dovuta guardare bene per capire se era bella. E soprattutto voglio fare una frase al pubblico. Questo è professionista, eh? Ho scritto una bellissima canzone, molto bella, che la voglio far dedicare anche a Maria, a Gianni Scotti, a Zerbi. Che sei simpatico. Grazie, Zerbi, no, carino, scusa. Molto simpatico, dai. Ecco. Scusa. Hai saltato te. Allora. Scusami. Belen. No, che Belen. Hai saltato me. Come mai? Eh? Ti sto sul cazzo. No. Facciamo una frase. È simpatico, dai, Mamù. Ti vedo sempre in televisione. Ma perché mi hai saltato? No, a tutti mi vedo, No. Corato vi apprezza. Corato vi apprezza. Tranne a te. Tranne te, tu anche non Jerry. A me soprattutto, anche ma a te non andare accorato perché ti fa male. Allora, attacca con una domani sera. Siamo Belle, un po' agitati. Domani Belle si sposa. Chi? Si sposa. Scusi, dai un attimo perché se partiamo così non mi sta bene. Ma con chi si sposa? Fa parte della scenetta. Martin, vai. Aspetta, cantare. Io sono single. Lui canta le serenate. Io sono single. Martina è l'ipotetico tuo sposo. Sì. Vi dovete abbracciare tutte e due. Possiamo partire con la canzone? Sì, direi, siamo. Domani è festa, questa notte si va a letto tardi. Resta con me, a quest'ora un peccato lasciarci. Come se fosse la prima volta, questo amore che deve qui, non può morire stanotte con te. Ai, ya, una rosa vestito, una spina e una rosa. Voglio morire stanotte con te. Non c'è uno di Zerbi che ti tira una secchiata d'acqua dal balcone? No, fino ad ora no. Però al mio paese di Corato tutte le coppie mi vengono a interpellare. Certo. Si discute una serenata quanto costa, non di più prezzo. Quanto costa una serenata? Una serenata, molto poco. Io l'abbiamo detto tanti anni fa, 150, un'ora. €150 E 50 euro un'ora. Ma un'ora, Maria, ma lui deve prendersi i musicisti, il fiore. Bravo Jerry. Ma poi un'ora, 50 euro ciascuno. Sono in tre, però. Siamo in tre, sì. Tre. Ah, vabbè, sono i fiori, uno la suona chitarra. La chitarra. Sì. Mario. Io spero che questo passaggio televisivo ti dia tante altre serenate, magari anche nei paesi vicini a Corato, no? Corato mi chiamano, mi interpellano tanti. Ma anche quelli vicini, sì, così. Poi, però se allarghiamoci anche agli ipotetici conviventi, capito? Sono contento che vi ho visto tanti anni. Va bene, tu allargati anche alle convivenze, perché cerchiamo di essere un po' più moderni. E no, io ho molto rispetto di voi. No, ma... Maria, a Corato ti amano tutti. Grazie Mario, grazie. Mara, guarda che qualche volta te l'ho fatto una serenata. A me? Abbiamo svelato il segreto. Non me lo ricordo. Vabbè. Senti, hai pensato alle convivenze? Ci vieni a Corato
ti mando lì all'Holiday. Cioè, l'hotel Holiday, il suo cugino. Il vero talento di Mario è che Maria gli fa una domanda e lui risponde con un'altra cosa. Mario! A me mi vogliono bene a Corazzo. Sì. Come a Maria? A Maria pure, se viene accorata ci facciamo assaggiare le orecchiette con le braccialette. Certo. Però è la sesta volta che Maria ti fa una domanda e tu rispondi. Sta nominando i suoi sponsor. Ti ha fatto una domanda, prova a vedere se riesci a rispondere. Pensi di allargare il tuo repertorio dal matrimonio alle convivenze. Ti vogliono bene a Corazzo! Maria, hai ragione, perché che mi, come me, per cose mi hanno confidato a Corato. Hai ragione per la risposta che mi hai dato tu. Mi hanno detto, Mario, non fare le serenate a coppie che si sposano, falle a quelle che divorzano, che guadagna di più. Ma Maria, Maria ti ha detto un'altra cosa. Non a quelli che divorzano, Mario. Alle non a convivenze. Quelli che convivono e non sono sposati. Le coppie di fatto. Che ce ne sono? No, quello no. Perché? Perché non mi piace fare queste cose qua, a me piace fare una serenata a una coppia di fidanzate che si sposano e si amano per tutta la vita, dove nascono i bambini. Maria, non la tua richiesta no. Ma io lo facevo per i soldi, capito? Che hai detto... No, non si guadagna niente quel che dici tu. È meglio che faccio le serenate a quelli che si sposano. Ma perché? I conviventi non pagano. No, non pagano quelli. Non pagano? No. Lui è contro la convivenza. Contro la convivenza. Non tu sei convivenza. Sei sposato. Io mi sono sposato. Mia moglie mi dice che non ci piacciono queste... Le chiamo mattonelle, queste cose che faccio io. Mattonelle le chiama mattonelle, sono sciocchezze che io non ci piace queste cose per dire qui. Sciocchezza mattonella vedi che la famiglia è un po' particolare però si chiama mattonelle. Qui abbiamo già dei risultati, voi che avete deciso tanti complimenti, ma non siamo ancora di fronte alla possibilità di andare in finale. Per me no. Volete voi? Mara, vuoi tu, Mara? Io ti voglio, Mario. Grazie. E sai che ti dico? Ti vuole anche il pubblico! Certo! Sì! Grazie! Mario, sei a posto, tutto a posto. Mi raccomando le convivenze, eh? Maria, accorato ti amano tutti!